Molto bene, molto bene. Ragazzuoli belli, buongiorno a tutti. Oggi iniziamo questo nuovo episodio della serie One Shot, nel quale porterò, come potete ben vedere, la demo di Forspoken. Ragazzi, gioco che quando l'ho visto sembra ciò che ho sempre desiderato, e cioè quello di un gioco che somigliasse molto agli anime, dove tu, persona comune di un mondo, finisci dentro a un mondo fantasy, dove hai poteri sovrumani, sei la persona più forte del mondo e spacchi il culo. Da come so, dalle cose che sono state dette in questo gioco, è strutturato a 5 zone. Ovviamente questa è una demo, vedremo cosa potremo giocare, però intanto impariamo un pochettino i movimenti e il tema del gioco, e anche il gameplay in generale. Però so che in generale il mondo sarà diviso in 5 zone enormi, nel quale ogni zona avrà un capo principale, un boss principale, che influenzerà le zone in modo diverso. Noi avremo un sacco di poteri, da quello che so, ed è quello che mi attira di più. Avremo una versatilità molto estrema nel poterli usare. Comunque, io ragazzi non vorrei fare altra roba. Grazie per aver scelto di giocare a Forspoken Demo, un assaggio del gioco completo. Il gioco è ancora in fase di sviluppo. Vabbè, grazie. Stavo leggendo, però va bene. Siamo qui oggi per provarlo. Vediamo un po' cosa è Forspoken, com'è Forspoken. Frey Holland, daydreamer, cat lover, New Yorker. On a fateful evening, her life changed drastically when she was mysteriously transported to the beautiful, treacherous land of Aphia. Frey arrives with a magical, sentient bracelet inexplicably wrapped around her arm, then discovers she can cast powerful spells and use magic to swiftly traverse the sprawling landscapes. The last remnants of Athia's populace soon look to Frey as their only hope for confronting the Tantas, once benevolent matriarchs who now rule as maddened and evil sorceresses. Ok, sono Reluctant quelle che help, but influenzeranno il desperate to mondo. find a way back home, Frey sets off on a journey through this strange and dangerous land. Madonna mia. Bello, bello. Bello, già mi piace, mi ispira un botto. Oh, bello il vestito. Vuoi iniziare il tutorial? Sì. Ovviamente sì. Muoviti, usa parkour magico. Ok. Consuma roba comunque, eh. Consuma. Ah, ok, per correre consumi roba. Magia di attacco. Usa la magia di attacco per sconfiggere i nemici in arrivo. R2 per scagliare un incantesimo di attacco. O tienilo premuto per caricarne la potenza. Puoi cambiare incantesimo di attacco usando R1 per aprire il menu di cambio incantesimo. I'd imagine you'll have this wrapped up pretty quickly. Yep, no Sassata sweat. esplosiva. Scaglia blocchi di roccia esplosiva che infliggono danni ad area. Crea uno scudo difensivo mentre è in carica che esplode in vari frammenti una volta rilasciato. Ok. Sassata multipla. Cos'è quella roba là sopra? Aspettate un secondo. In alto a destra non ho niente. Get out of the way. Bello. Ok, la barra della vita. I got just the thing. C'è la corsa. Magia di supporto. L2 per scagliare l'incantesimo.
I'd say now's the time to strike. No shit. All right. That's not doing much. You need to be a little more patient. You done stating the obvious? Does that make things a little easier? Ah, c'è la corsa normale. Se premo L3 c'ho la corsa. Se no c'è la corsa acrobatica con la magia. L1 e R1. Magia di Frey, un potere dall'indicibile profondità e potenziale. Chi ne fa uso può comandare la forza della natura. Se no, magia di Sila, il potere della precedente tanta della forza. Chi ne fa uso comanda la forza delle fiamme. Let's go! Bello! Got you on your toes now! Well, what do you think? Oh, bellissimo, bellissimo. Aia. Never mind. Ah, ok, questo qua tiene premuto e cosa. Right. Get in there. Bellissimo. È uguale identico, perfetto. Try this for size. Fa spuntare dal tuo braccio delle piante magiche efficaci contro il veleno. Oh, bello! Sfera un trancio, ok. Imprigiona i nemici in un groviglio di erbacce. Fa sbocciare in un punto a tua scelta fiori che raccolgono le rocce. This'll do it! My ace in the hole! Beh, ottimi questi poteri. This'll do it. Uscirai dal tutorial. Prima di uscire, vuoi dare un'ultima occhiata ai comandi o alle impostazioni? No. No, mi sta bene così, i tasti sono buoni. Viaggio di Frey, Forspoken Demo, vai. Vedi gli obiettivi, vediamo un po'. Vai al rifugio centrale delle cose. Tutti i nemici al ponte cosa. Immergiti nella fonte scarlatta. Migliora i tuoi poteri magici alla fonte della forza. Ottieni un nuovo mantello. Ok. Io quasi quasi farei anche un'altra cosa. Vorrei provare questo potere adesso poi. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Sono i 5 obiettivi che ho da fare io. Ma ho visto che fa le fiamme. Condiziona. Aspetta un po'. Ma la ulti condiziona. Taglio ad arco, sfera un fendente fulmineo ad aria con un'enorme spada magica. Sebbene a mezz'aria non abbia un vasto raggio d'azione, infligge più danni. Bellissimo. Questa invece? Con cazzo. Corrente. Ah!
tenere premuto, ok. Ragazzi. Ok. Bellissimo, cazzo. Ma mi fa male da solo. At last. Yes, very fortuitous timing, I must say. Ok. Did you find something? Non ho intenzione in questo momento di leggere, poi magari leggerò right, quando sarò. Let's do this. Crea potenza. Crea. Sessantatré, minchia, oh. Questo è migliore. Oh, ma non posso. Ma scusami un attimo. Archivio. Risorse, unghie. Ah, è vero, perché me lo ricordo, devono... Equipaggiamento. Non c'è niente che sia meglio a questo. Beh, buono, dai. Magia. C'ho tutte. Oh, una cosa strutturata di queste. Non male. Ok. Sì, io, raga, non ho intenzione di farmi. And? How is Janine's very own signature cloak? Voglio semplicemente farmi le varie cagatine perché già mi sta piacendo. I feel kinda at home no. In it, weirdly enough. No, vabbè, recuperare salute, dai, sì. Recuperiamo un po' di salute. Leggera, leggera proprio, eh? Non è che... C'è il giorno notte? O è semplicemente una roba che si cambia col tempo? I do not want to get out of bed. Well, you devo fare have direttamente to. Le missioni, so raga, perché non è che... I changed my mind. I want to rest some more. We're up now. Come on, let's shake a leg. You wouldn't be saying that if you knew how comfy that bed was. This should be easy enough. If only that were true of every battle. Now's your chance. Here it comes. Bellissimo cazzo però. Cavare con il parkour magico, tieni premuto L1 e cosa? La campa la cagata, diciamo, allora. Cos'è questa? Vieni qua, bella.
Lanciare i nemici, ok. Minchia, che roba. One more round? I think I'm feeling lucky. Well, it's certainly good to see some enthusiasm. Quello delle fiamme è molto figo, cazzo, raga. Attenzione. Mauletto. Better than nothing, I suppose. Comunque, raga, ho proprio intenzione di giocarmelo veramente bene, poi... Ho sbagliato, non volevo. Che figata. Bellissimo. That'll do it. I sense a hostile presence beyond your guard. Yeah, yeah, stay frosty. Got it. Posso correre lì in su? Ci potrei far qualcosa lì. You need to tailor your approach. Whatever helps get this over with. E non so come salirci a questo punto. Non sale. There are slightly more of them than I'd like. This will be a pushover. Cazzo. No, c'era la ulti. It's not much, but you never know. Might as well pocket this. Ma diciamo che non è male comunque, eh. Veramente figa come cosa, raga, questa. Tutto questo movimento, tutte queste cose qua. More of a challenge. Non è male. Lo scambio di robe è veramente bello. That fucker right there.
Bello, bello. È veramente ottimo, cazzo. Come cosa? È così. Bellissimo comunque. I think that's that. It damn well better be. E ci vuole poi ovviamente l'inizio di tutto così. Well done. Da. È più scadente di questo. Poi ovviamente quando sarò lì che gioco non ci saranno i... Ovviamente non ci saranno magari i... tutte le cose già potenti tipo adesso. Faranno giocare tranquillamente, imparando tutte le cose varie. Comunque cercherò ugualmente di combattere contro qualsiasi cosa, tanto... Vedi, prendi XP è utile per livellare. Buongiorno. Could have done that with my eyes shut. Well, I'm glad you didn't. Se invece mi butto così? Pray, stay with me. Damn it. Well, this doesn't look good. Yes, something seems to have drawn the break here. But I expect you can clear it away with your powers. Give it a try. Okay. Vabbè, semplice, dai. Poi devo andare ovviamente qua. Se posso attingere al coso. Mi è andato un punto abilità? Difesa più 5, la capacità difensiva di Frey sono migliorate. Ah, vabbè. Buono, non male. Are you trying to get yourself killed? Oh yeah, that's exactly what I'm trying to do. Ow! Yup. Bello, mi piace questo gioco, mi piace. Sì, lo prenderò questo. Devo vedere se mi attira il fatto di prenderlo a 80 euro.
o meno. Magari aspettare. We might be able to take a nice picture for those kids around here. Gotta get a good. Scusa, cosa c'ho il cellulare? Ma ho il cellulare, davvero? Ah, ok. Ah, beh, bello, dai. Ne rimangono 49, sti cazzi. Nice. Passable. Oh, che cazzo è? Resistente vuol dire che resiste a... che resistono alla roccia, giusto? Penso. Lo spiegheranno poi. Don't worry, this will be quick. I do. Olè. This should do the trick. Your skills are coming along. Non ho capito sta roba della raffica di lame, però vedere. Mi piace la carica, la carica è bellissima. C'è un altro bambino qui, eh. You don't hang around, do you? No point wasting time. Le combo sono fotoniche comunque, eh. Ecco il rumore. Quello? Almost feels like it's calling out to me. Porca. Cosa cazzo sto finendo io? Bello. Oh. No incantesimo appreso, eh? Ah, scesa. Ah, bello, 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 bello. Ora posso scalare, ok. Questa è utile, cazzo. Questa è veramente utile. Motivo te, completato. Sì, devo forse venire prima a prendere questa roba qua e poi usare la scalata. Huh. What's this? Ah, sfida aggiunta. Andiamo a vedere un po'. Guarda quanto è grosso quello! Vieni qua, bastardo. Find out. You're mine. Ah.
got a little scratch. Yep. That's not doing much. Don't panic. Stop making me panic. Well, do something. Oh, come on. Ho usato tutta roba a caso. Bello però. È un casino, perché mi toglievano un bordello di vita, però ci sta. Sì, me lo immaginavo. Non ho voglia, raga, di andarmene in giro a guardarmi cose o altro. Sarà durata poco, questo me lo immaginavo anche. 30 minuti come al solito. Immaginavo che fosse questa la durata massima del tutto. Comunque quasi tutte le demo durano così. Minchia, voglio un bordello ammazzato di tutto. Gennaio, perché poi a fine febbraio uscirà Hogwarts Legacy, non mi ricordo. Ecco, io questa roba non sapevo, raga, cioè non me lo prenderò sicuramente adesso, però allora c'è la versione Forspoken classica, se no c'è la versione di Forspoken, quella deluxe, che non me ne frega un cazzo degli artbook, della colonna sonora, dei contenuti aggiuntivi. Mi interessava il prequel a me soltanto. Io penso che comunque poi alla fine, raga, mi prenderò solamente Forspoken. Poi se uscirà il DLC mi prenderò il DLC, sempre se mi piace. Io, ecco, una cosa che vorrei fare adesso d'ora in poi, raga, è giocarmi il gioco, perché io penso e presumo che mi possa già piacere, cosa che in realtà probabilmente non mi piacerà. Cioè, poi dipende molto dal momento, se mi può piacere o meno quando lo giocherò. Devo prima capire questa roba qua. Quindi io, raga, vi direi, tanto, la demo è questa e ci sarà, e comunque tanta roba. Comunque, mi piace un bordello questa roba qua delle miscugli. Poi ovviamente qua ci ho fatto utilizzare due poteri, e già quello di fuoco è bellissimo, e anche quello di pietra non è male, perché spari proprio le palle di pietra sono bellissime, perché almeno puoi colpire la gente che vola, e con il fuoco invece combatti corpo a corpo, cosa che di solito in teoria è il contrario. Questa roba qua mi piace. Invece le ulti sono fantastiche, sono veramente fantastiche, e spero comunque che ci siano altri poteri. Ho visto da ramo abilità che comunque c'è tanta roba comunque da poter fare. E ho visto, oltre a Ramon che c'era subito lì, c'erano altre tizie dietro la tizia che c'era lì davanti. Quindi o sblocchiamo nuovi poteri in base alle zone in cui siamo, quindi magari nella prima zona abbiamo solamente fuoco e pietra, poi nell'altra abbiamo elettro e ghiaccio, per dire, acqua, una roba del genere. Sarebbe figo, non vedo l'ora di scoprirlo per davvero, in sé per sé tutto il gioco. Ovviamente quando incominceremo la prima volta voglio comunque farmi il tutorial, giusto per capire un po' com'è il gioco, incominciare un po' a fare qualcosina in più, diciamo, perché alla fine provare a marciare un po' di più sulle cose e star lì a prenderci la mano piano piano. Adesso cercare di abituarmi con la demo non ha senso, andare a esplorare cose, perché tanto probabilmente le cose che prenderò nella demo sono poco significative per la trama, e sicuramente non me le ridaranno. Anche se ci spendo 100 ore sulla demo, non mi daranno mai, oppure mi finisco tutta la zona che c'è nella demo, non mi daranno mai tutte le risorse che ho preso nel gioco ufficiale, almeno credo. Se invece me ne danno, bene, ma non credo proprio, perché comunque ricomincio da capo. Le demo non sono molto importanti, sono per far provare alle persone il gioco. Quindi io direi che non ci sto a perdere più di tanto tempo su questo gioco, su questa demo, perché poi ci perderò tanto tempo sicuramente nel gioco ufficiale. Perciò, ragazzi, io concludo qua. Spero che comunque questa demo e questo episodio del one shot vi sia piaciuto. E niente, io con questo vi do appuntamento a quando uscirà questo gioco e a un altro episodio di One Shot. Ciao a tutti, ragazzi, e alla prossima.